Nel gusto, no, buono. Tu stai già facendo una sinestesia. Per la sinestesia sapete cos'è? Il passaggio da una sfera sensoriale a un'altra. Va bene, comunque. Volevo dire, ci sono, la poesia come qualità del mondo è uno dei bei misteri della poesia, no? Io vi ho detto alcune cose che sono già molto facili, ma se le metti, se le disponi bene, sono fantastiche, no? Però io volevo appunto portare l'attenzione di questo incontro qua. Cioè il modello scolastico poi può schiacciare tutto sulla banalizzazione. Cioè io non posso dimenticare incinta di mia figlia quando sono arrivata al mare, cioè le emozioni che ho fatto. Sì. Cioè, sono delle cose che ce le hai anche. Poi che questo venga da condizionamento anche questo. Purtroppo il discorso del condizionamento. Infatti dopo bisogna diventare grave, no? Lo vedremo anche nei prossimi incontri come fa, ma vi do lo spunto. Bisogna diventare bravi a sapere separare, no? Il grano dall'olio. Sì, quando mi discende, non la riuscirò. Se riuscite, il bagno fa più di silenzio. Mamma, io devo cercare un libro che parli d'amore. E a me ha fatto una delle riflessioni, io l'ho trovata una cosa veramente poetica. Perché vedo in lei, no? Perciò certo. Curiosità. No, esattamente. E questo risponde a lei, no? Esattamente, proprio. E almeno ci mette in persone, no? Ecco, va bene. Scusate, ci sta, giustissimo. Allora, fin da piccola quella roba lì mi attirava. Non mica di dire bello, non è bello. Cioè, qualcosa che aveva più pregnanza degli altri e più presenza. Ecco, queste sono del. Capito cosa intendo? Voglio fare anche un esempio personale, ma so, io fin da piccola. Boh, per esempio a me piacevano tantissimo le biglie, sai, per giocare, le biglie di vetro, no? Con i tre cosini, lì non so se le fanno ancora così, insomma sì, con quella specie di fustino. Cioè, se uno vuole essere poeta deve essere pronto a essere pazzo, ossessivo, nevrotico, e stare lì a rovinarsi l'anima per un po' di tempo per cercare di descrivere quel robo lì che c'era nelle biglie di vetro. Ecco, che non c'è più. È il famoso modo di funzionare della mente. Ecco, e questo vi faccio come esempio personale, ma sono sicura che... Teso, come la calamita con un pezzetto di ferro, no? Ecco, queste cose che fin da piccolo facevano la calamita e il pezzettino di ferro, non sono neanche facili da spiegare, a volte sì. Io vorrei che mi metteste giù un pochino, mentre io di gran carriera andrò da qualche pakistano a fare delle fotocopie, perché non ho fatto in tempo. Allora, che senza scrivere poesia, versi, niente, tirate fuori proprio dalla parte autentica, ci vuole anche un po' di coraggio, senza paura, senza niente, delle cose che possono essere grandi, che possono essere piccole, che possono essere un maestro. E anche se non sapete dirlo, per esempio io qui avrei la crisi a dire, ma potrei dire quella specie di disegno di coso a tre cose che c'erano nelle biglie, poi dopo ci scateniamo. Chiaro? Sì, oggetti il mondo, perché il bambino, no? Non è vero che il poeta è come un bambino, per carità. E poi nel conosco signora la sua, la mamma di un nonno paterno che era un cavaliere del Vittorio Veneto con un cavolo di vita. E quando io l'andavo a trovare era una cosa così costantemente guardavo lì con la mano, mi dava. Ecco che era questo gusto dell'obito, perché questa è proprio l'attesa. E quindi ognuna di queste cose è candidata a diventare simbolo di qualcos'altro. E così funziona il linguaggio della poesia. Poi? Diego, ti chiami Diego? A me già sono venute sollecitazioni più che sulla vista, sulla presenza. Comunque sono di tutto e mi sono dato un po' di sogno. Ah, fantastico!
è difficile industriale. Aspetta, aspetta un attimo. Che sono cose molto sofisticate, no? Si va nello scavo. Ecco, non credo che sia il caso di nessuno, almeno una cosa tale. Se non vi piace questo tipo di lavoro mentale, non vi vedassi una poesia. Voi l'avete fatto in un modo che si capisce sì. Voi si capisce sì. Fine. Non lo dico per voi, lo dico perché è un pilastro dello scrivere questo gioco. Allora, un attimo parlo. Poi. È difficile industriale in musica. Anche questo. Poi a Torino c'è tanto. Il fresco dei capelli di Veronica. Appunto di mente poetica, se noi in una stessa poesia avessimo quell'immagine lì sua, con parole messa bene così, e quell'immagine tua, si richiamerebbero fortemente l'una con l'altra, no? Sarebbero belle chiare. Cosa? Benissimo.